Ciao a tutte e tutti e tutto. Sono qui per fare il mio primo svuota la spesa. E, nota preliminare, come ho già detto nello scorso video, questo non è un evento che, insomma, non vorrei che si pensasse: ah, io prendo questa cosa, gna gna gna, voi no, eccetera. Vorrei semplicemente mostrare che cosa compriamo noi come famiglia vegana in una settimana, e mano a mano anche confrontarmi con me stessa per capire se cambiano i miei tipi di acquisti, se compro troppa plastica, se posso migliorare qualche cosa. Quindi diciamo che è uno scambio anche di vedute. Fa un caldo boia, quindi sarò tutta bella glowy, ma non importa. E non so se lo sapete, ma l'ho detto diverse volte, io ormai non faccio più la spesa al supermercato tradizionale e non vado neanche più al mercato rionale, perché con la fibromialgia mi diventa molto complicato muovermi da casa, portare le buste della spesa, andare col carrello, eccetera. Quindi faccio la spesa online. E ormai da diversi anni, credo sicuramente almeno dall'anno prima della pandemia, avevo iniziato a servirmi da cortilia. Tra parentesi, questa non è una sponsorizzazione, me la pago da sola. Ho un abbonamento per una cassetta della frutta settimanale, che poi si può cambiare. Magari un giorno poi, se vi interessa, vi spiego come funziona. Anzi, se volete, ho un codice sconto di quelli che danno a tutti, quindi ve lo metto nei commenti magari, ma ribadisco, non ho nessuna sponsorizzazione con loro, non sanno neanche che esisto. E dicevo, ho iniziato prima della pandemia e non ho più smesso per alcuni motivi che adesso vi spiego. Il primo motivo è stato soprattutto, appunto, durante la pandemia, la certezza della consegna, perché quando c'erano problemi a trovare slot nei vari supermercati, invece io, avendo l'abbonamento, ero sicura di poter fare la spesa tutte le settimane. Non che comunque con la mia dispensa saremmo morti di fame, però la frutta e la verdura fresca in quel momento erano difficili da trovare, quando non si poteva uscire. Il secondo motivo è perché all'interno del mercato di Cortiglia, del mercato online, si trovano dei prodotti regionali. Quindi io posso comprare, per esempio, soltanto prodotti piemontesi, se voglio, o comunque italiani, o comunque vicini alla mia località, che sono prodotti da aziende agricole o produttori locali. Questo per me era importante per minimizzare l'impatto del trasporto e di tutto. E terzo motivo, perché la spesa arriva tutta in buste di carta. E questa cosa mi piace tantissimo perché, uno, io questi sacchetti di carta li riuso quando cucino per metterci gli scarti delle verdure, usarli sopra il piano di lavoro, eccetera. E due, perché sto cercando di limitare tantissimo l'acquisto di prodotti incartati nella plastica. E anzi, vi metto qui sotto nel box un link a un post che ho scritto, proprio che parla di come negli ultimi anni, come famiglia, abbiamo cercato di ridurre l'utilizzo di plastica in casa. E ribadisco, questi ticchettini che sentite sono quelli del nostro cane Fragola, che va avanti e indietro, perché poi quando faccio delle cose che lei non si aspetta, tipo girare il video un po' strane, diventa un po' ansiosa, e soprattutto va avanti e indietro a fare brutto ai cani che passano nella via. Quindi, insomma, sentirete, diciamo, momenti e suoni rurali, ecco, diciamo così. Quindi, ritornando a noi, ho iniziato a fare la spesa a Cortiglia e onestamente non ho più smesso. Ultimo vantaggio è quello che tutta la spesa arriva all'interno di scatole di cartone. Non so se riesco a farne una. Scatole di cartone che
si possono restituire, quindi alla spesa successiva si può restituire la scatola e anche in quel caso generare meno rifiuti. Anche se devo dirvi la verità, noi abbiamo riutilizzato tantissimo queste scatole quando per esempio abbiamo dovuto fare dei mezzi traslochi per ridare il bianco in qualche camera e quindi mettere via le cose. Oppure quando, non so, io ho un amico che ha un magazzino e me ne chiedeva tante, quindi spesso le regalo a lui così lui può stoccare la merce. Ecco, fragola che rientra. E li ho usati tantissimo anche per l'orto, come cartone da mettere al di sotto, diciamo dei cassetti, dei garden bed, che utilizzo per fare il giardino leggermente rialzato. Quindi li ho riutilizzati in tantissimi modi, però appunto sappiate che si possono anche restituire. Direi che anche per questo video è tutto, perché non voglio che diventi un video da 700 ore. E al prossimo, quindi, vabbè, iniziamo finalmente con questa spesa, così vediamo qualcosa.